Iniziamo un viaggio all'interno della vasta gamma dei prodotti di casa Diamond Bates, cominciando a parlare di un nuovo prodotto disponibile da quest'anno, inserito nel catalogo 2014 alla pagina numero 8. Il prodotto in questione è il Dry Amino Gel. Cos'è il Dry Amino Gel? Altro non è che un dry dip, ovvero un dip secco, se preferite un dip in polvere, che nel caso dell'analisi odierna è disponibile nella aromatizzazione, nel gusto spice, quindi spezie, e in una caratteristica colorazione rossastra, come potete facilmente vedere. Ovviamente questa non è l'unica variante, l'unica tipologia di Dry Amino Gel, infatti Diamond Bates produce anche Dry Amino Gel al pesce e Dry Amino Gel alla frutta, così che in base alle circostanze di pesca, alle situazioni che ci troviamo ad affrontare, quindi alle acque che andiamo a sfidare, possiamo scegliere il prodotto maggiormente indicato. Dopo aver visto cos'è quindi un dry, un dip secco, passiamo alla dicitura ammino. Ammino sta per gli amminoacidi contenuti all'interno della polvere. Infatti all'interno di questo dip troviamo una serie di amminoacidi indispensabili per la vita delle carpe, dei ciprini e dei pesci in generale, tra i quali è possibile ad esempio menzionare la metionina, la lisina o la più famosa betaina nel mondo del carp fishing. Ma all'interno di questo dip non sono presenti soltanto amminoacidi, ma sono altresì inclusi stimolatori d'appetito in polvere, palatant, dolcificanti e, nel caso di questo prodotto specifico, un'accurata selezione di spezie altamente tracciabili nell'elemento liquido da parte del sistema olfattivo dei ciprinidi. Quindi abbiamo detto cos'è dry e cos'è ammino. Gel, invece, per spiegarlo al meglio, vedremo a breve la funzionalità, o meglio il modo di lavorare di questo composto in acqua. Diciamo che la maggior parte delle sostanze, o meglio delle molecole contenute nel pot che ho tra le mani, risultano altamente idroscopiche. Idroscopiche cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro innesco caricato con il Dry Amino Gel, appena comincerà a posarsi sul fondale, le sostanze di cui parlavamo prima, le molecole idroscopiche, andranno a creare una patina gelatinosa che fungerà da attrazione, da richiamo, per un periodo molto lungo di tempo, e quindi fungerà da radar, da antenna che cercherà di intercettare i ciprinidi nell'arco di decine e decine di metri, per un tempo, come accennavo in precedenza, davvero lungo. Il team Diamond Bates concorda sulla massima efficacia, sulla massima espressione di questo dip in acque molto fredde e anche in acque pressate, ma personalmente ho avuto dei notevoli risultati anche in acque mediamente pressate, in acque miti o addirittura calde. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare questo prodotto comunque sia, indipendentemente dall'acqua e dalla pressione di pesca esercitata nell'acqua stessa. Ma adesso andiamo a vedere più da vicino, in un semplicissimo e banalissimo barattolino pieno d'acqua, come questo prodotto lavora. Dopo aver descritto le caratteristiche del Dry Amino Gel e averne messo in evidenza le proprietà, passiamo adesso alla pratica e quindi al concreto utilizzo di questo prodotto. Pertanto prendiamo un terminale, come potete vedere, e lo inneschiamo. In questo caso inneschiamo un omino di neve MPR, sempre di casa Diamond Bates. Il nostro innesco è pronto. A questo punto dovremo preventivamente inumidirlo all'interno di acqua e, una volta inumidito, è il momento del Dry Amino Gel. Quindi lo inseriamo all'interno, tappiamo e agitiamo leggermente, così che tutte le sostanze polverulente, tutta la polvere, vada ad aderire perfettamente alle superfici bagnate. Rimuoviamo quindi l'innesco
caricato con il dremmino gel e abbiamo fatto aderire l'acqua e quindi il prodotto anche all'amo e alla prima porzione del terminale. A questo punto le parti avranno aderito perfettamente, si saranno letteralmente incollate alle superfici bagnate preventivamente e quindi il nostro terminale è pronto per essere calato o lanciato. E non si assisterà a perdite di prodotto durante le fasi successive perché, come ho detto in precedenza, sono letteralmente ancorate, incollate a tutte le È superfici. tempo di inserire il nostro innesco carico col dremmino gel all'interno dell'elemento liquido, quindi in acqua. Come potete facilmente vedere, l'acqua inizia a cambiare immediatamente colore e ciò testimonia una diffusione delle particelle attrattive nell'elemento liquido che continua per almeno 24 ore. Quindi vedete l'omino di neve in assetto neutrale, assetto neutro, e inizia immediatamente a formarsi il gel di cui parlavamo. Quindi le sostanze igroscopiche hanno reagito a contatto con l'acqua. E vedete che già si sta formando in tempo reale la patina gelatinosa. Alcune sostanze precipitano lentamente verso il fondo, creando un tappeto estremamente interessante di attrattori. E adesso lo lasciamo così per qualche minuto e tra un po' valuteremo il comportamento e quindi il modo di lavorare di questo prodotto. Sono trascorsi pochi minuti, all'incirca 5, dall'iniziale ingresso in acqua del nostro innesco, caricato con il dremmino gel. A questo punto lo possiamo rimuovere dall'acqua e valutare il comportamento a distanza di pochi minuti. Notiamo subito che c'è stata la creazione del gel, un gel difficile da staccare, quindi che resisterà anche alle azioni del pesce di disturbo, e un gel che col passare delle ore andrà ad espandersi sempre più, fino a causare un aumento nell'ordine del 30% del volume dell'innesco stesso. Ciò comunque non comprometterà la funzionalità dell'innesco, né tantomeno il potere penetrante proprio dell'amo, perché questo prodotto è estremamente morbido, quindi non va a intaccare in nessun modo con le caratteristiche del terminale stesso. Quali sono a questo punto i vantaggi nell'utilizzo di un prodotto di questo tipo? In primo luogo ci sarà una duratura e protratta azione di attrazione oltre 24 ore e quindi una fonte di stimoli alimentari che vanno a irradiarsi dall'antenna rappresentata dal nostro terminale. In secondo luogo ci sarà un vantaggio legato al mimetismo. Infatti, la creazione di questa patina conferirà un aspetto mimetico al nostro terminale, un qualcosa di utile soprattutto nelle acque estremamente pressate. E in terzo luogo ci sarà un lavoro sinergico del prodotto e delle bolse da innesco. Infatti questo prodotto non va ad impermeabilizzare e a coprire il lavoro proprio delle esche scelte per il nostro innesco. Infatti le stesse risulteranno bagnate all'interno e quindi ciò testimonia il fatto che c'è stato un lavoro sinergico e non un lavoro di copertura, proprio invece di molti dip presenti sul mercato. Questi sono gli effetti della mia prova di rimozione del prodotto dal terminale dopo 24 ore. Ho rotto la bolse, così potete notare che internamente la stessa risulta bagnata. Il prodotto adesso è meno denso di quanto lo fosse in precedenza. Parte del prodotto dopo 24 ore si è staccata dal terminale e quindi ha creato un tappeto altamente attrattivo e quindi il prodotto ha lasciato lavorare la bolus, quindi c'è stata l'azione sinergica di cui parlavamo inizialmente.